Ragazzi, nel teaser trailer di Terminator Destino Oscuro abbiamo potuto notare il nuovo modello di Terminator cattivo interpretato da Gabriel Luna, con la sua nuova e straordinaria capacità di dividersi in due parti. Da una parte abbiamo appunto l'endoscheletro di metallo rinnovato, dall'altra parte invece abbiamo il liquido nero simil T-1000. E quindi ragazzi, in questo video scopriamo insieme di che modello si tratta. Stava vista ragazzi, sono sempre io da GamerT800. Ragazzi, ci troviamo in un nuovo video informazioni su Terminator Destino Oscuro. Secondo le dichiarazioni dello stesso James Cameron, questo nuovo modello di Terminator interpretato da Gabriel Luna dovrebbe essere un REV9. Devo dire che questo nome REV9 è davvero fighissimo, mi piace un botto, e hanno cambiato anche il classico nome con la T davanti, quindi T800, T1000, TX, T3000, quindi raga, hanno voluto un po' cambiare e ci sta, quindi nuovo film, nuovo tipo di Terminator, nuovo nome, ci sta ragazzi, ci sta tantissimo. Nelle prime scene di questo teaser trailer abbiamo potuto già ammirare appunto le abilità di questo Terminator. Infatti, mentre stava inseguendo con quel camion appunto Grace, Danny Ramos e il fratello di Danny Ramos, appunto ha mostrato la sua capacità di dividersi. Infatti abbiamo visto che l'endoscheletro è rimasto lì fermo alla guida del camion, mentre appunto il liquido di metallo nero, chiamiamolo liquido di metallo nero, si è staccato dal corpo ed è andato davanti al cofano del camion per attaccare appunto Grace, che stava contrattaccando. Ecco, quindi raga, cosa possiamo dire semplicemente su questo Terminator? Ha la capacità di dividersi, non di duplicarsi, perché sono due Terminator diversi. È come se il Terminator endoscheletro fosse un'unità di backup, nel senso che la parte di liquido nero è la parte principale, è il cervello del Terminator, quindi si stacca, è lui che controlla il tutto, mentre appunto l'endoscheletro di metallo è solamente, diciamo, il suo corpo, quindi lui è come una specie di anima che si sposta, può contrattaccare, ovviamente può combattere, ma non è forte come quando è insieme all'endoscheletro. Ovviamente quando ha l'endoscheletro dentro di sé è molto più potente, molto più rinforzato, ecco, mentre quando appunto combatte da solo è meno forte, come il T-1000, si buca facilmente. Infatti quando vediamo Sarah Connor sparare contro questo liquido nero, questa parte di liquido nero viene bucata facilmente, e invece poi vediamo appunto l'endoscheletro di metallo essere appunto colpito dal lanciarazzi, dal colpo del lanciarazzi di Sarah, ma non sappiamo se effettivamente viene distrutto o meno, quindi non sappiamo quanto è potente l'endoscheletro. Non lo so ragazzi, io credo che resisterà quell'endoscheletro appunto a un colpo di lanciarazzi sicuramente, però appunto ragazzi, queste due entità sono separate, cioè nel senso, la parte di liquido nero potrà anche essere il cervello della macchina, ma comunque l'altra unità, l'endoscheletro, può rimanere separata, non so per quanto tempo, magari per giorni, per ore, per settimane o per sempre, quindi come se sono due entità separate, ma io credo che sia un unico Terminator che ha la capacità, l'abilità di separarsi, quindi diciamo che, ragazzi, assomiglia molto al discorso della TX in Terminator 3. La TX cosa faceva? Aveva appunto il corpo di metallo, appunto, normalmente, in più appunto aveva il metallo liquido sopra il suo corpo, quindi poteva trasformarsi nella persona che voleva. Ma il suo liquido non poteva staccarsi dal corpo, a parte nella scena finale, in cui appunto cerca di raggiungere John Connor, ma il T-800 la tira indietro e la distrugge con la sua batteria. In quel momento si vede che il viso si stacca dal corpo e quindi cerca di raggiungere tipo arrabbiatissima John Connor, ma non ci riesce. Quindi lì vediamo che comunque il metallo liquido si stacca. Qui vediamo una specie di quella cosa molto più evoluta, quindi diciamo che il liquido nero in quel momento assomiglia molto alla scena quella lì del T-1000, tipo in Terminator Genisys, quando distrugge il parabrezza e va a finire
diciamo, fa finire se stesso sul cofano davanti dell'auto della polizia. Quindi quella scena mi ricorda tantissimo la scena di Genesis, forse hanno preso spunto un po' da lì. E c'è anche da dire che l'endoscheletro di questo Terminator rimanda un po' a quello che era appunto il Terminator T3000 di Terminator Genesis. Cioè, raga, non si può non notare un pochettino la somiglianza, non dico il viso, ma almeno il corpo. Guardate il corpo attentamente e rendetevi conto che somiglia un pochettino al T3000. Non dico che siano uguali, ma li somiglia, li somiglia. E c'è stata una specie di dichiarazione di James Cameron che ha detto appunto che hanno voluto mettere insieme, diciamo, il T800, il T1000 e prendere anche il design del T3000. Quindi, raga, è così, è così. Cioè, è stato anche detto che hanno preso un po' spunto anche dalla TX, il discorso di avere appunto il corpo di metallo sotto e il liquido appunto di metallo sopra. Quindi hanno preso un po' il discorso della TX, ma l'hanno evoluto perché praticamente, ragazzi, cosa hanno fatto? Hanno preso il corpo di metallo tipo il T800, l'hanno trasformato in un T3000, chiamiamolo così. Poi cosa hanno fatto? Hanno messo l'abilità del T1000. Del metallo liquido, appunto, e hanno messo anche l'abilità di dividersi, quindi hanno fatto un mix di tutti i Terminator che abbiamo visto fino ad ora, quindi T800, T1000, TX e T3000. Cioè, raga, non ve ne potete non accorgere perché è così, è così. Cioè, se ci pensate un attimino, viene fuori questo discorso. Quindi, appunto, abbiamo la parte di liquido nero che sembra senziente, la parte importante, intelligente, ecco, come il T1000, ecco, infatti fa le stesse lame, si comporta esattamente come il T1000, e invece abbiamo l'endoscheletro che sembra molto serio e sembra appunto essere come il T800, cioè come comportamento. Ovviamente il design è diverso, è molto rinnovato, mi piace, raga, mi piace, però sembra un pochino stilizzato, nel senso, il T800 sappiamo che come scheletro è abbastanza possente. Anche in Terminator Salvation vediamo fatto con la CGI l'endoscheletro del T800 molto possente, molto forte, mentre questo Terminator lo vediamo abbastanza basso, abbastanza normale come corporatura, e quindi potremmo dire che è debole, ma non lo è, non credo, ragazzi. E c'è anche da notare che nella parte posteriore della sua testa manca praticamente un pezzo, è come se mancasse un pezzo, e qui mi viene da pensare che il liquido nero che si stacca dal corpo potrebbe essere addirittura il cervello della macchina, cioè ha il corpo di un endoscheletro, diciamo come endoscheletro, come un T800, però il cervello è come quello di un T1000, diciamo, un cervello, invece di avere tutto il corpo polimimetico, appunto, il fatto di metallo liquido, ha solamente il cervello che poi appunto è distribuito un po' in tutto il corpo e quindi si stacca. Quindi è quello il cervello, mentre l'endoscheletro lo vedrei più come un'unità di supporto, cioè che ti può aiutare in missione. Quindi diciamo che questa cosa è abbastanza funzionale. Se ci pensate un attimino, ragazzi, è funzionale perché due Terminator che ti cercano e appunto ti vogliono uccidere sono più difficili da distruggere perché appunto la mente, cioè il metallo liquido nero, può comandare l'endoscheletro di fare una determinata azione diversa da quella che sta facendo lui. Quindi è come se fosse una sola entità che si divide in due e possono lavorare assieme separatamente. Ecco, quindi uno fa un'azione e uno fa un'altra azione. Tipo quando vediamo che il Terminator endoscheletro sta lanciando i tondini contro Grace e Danny Ramos, mentre appunto la parte di liquido nero sta preparando già le lame per tagliarli. Poi arriva Sara e si ferma tutto. Però lì, ragazzi, in quel momento Sara capisce di che Terminator stiamo parlando, perché lei ha già avuto a che fare con il T800 nel primo film e con il T1000 nel secondo, quindi appunto sa di che Terminator si tratta, un misto tra i due, quindi riesce a capire di che cosa si tratta. E non so, ragazzi, in quale modo riusciranno a sconfiggere questo nuovo Terminator che sembra alquanto cazzuto. Non credo che useranno la stessa tecnica che avevano utilizzato in Terminator Genesis contro il T3000, non penso, cioè quella lì, quella mossa lì che hanno usato nell'ospedale, attivando quel dispositivo che lo ha attratto verso di sé, quindi diciamo spappolandolo. Invece non credo useranno quella tecnica lì, magari qualcos'altro, non useranno magneti, non useranno altre cose, tipo appunto quel magnete che usava il T800 buono in Terminator Genesis. Non credo useranno roba del genere, però ragazzi, non si sa, non si sa, qualcosa troveranno e ce la faranno a sconfiggerlo come fanno praticamente in ogni film. Alla fine viene sconfitto il Terminator cattivo e se ne va anche insieme il Terminator buono, perché ragazzi, per non lasciare pezzi in giro di tecnologia futura che possano poi far avvenire nuovamente appunto Skynet e il giorno del giudizio, eliminano tutti i pezzi. Quindi
appunto eliminano nel secondo film i pezzi del primo Terminator, e anche il Terminator buono di Terminator 2 si lancia appunto, diciamo, si getta nel metallo fuso per eliminare tutte le parti e anche il chip, se no ricomincerebbe tutto da capo e succederebbe davvero il giorno del giudizio, perché loro credono di averlo evitato, ma in realtà, ragazzi, succederà lo stesso. Io credo che in questo film, in Dark Fate, in Destino Oscuro, vedremo appunto l'avvenire del giorno del giudizio. Credo tipo a metà film, perché non mi spiego quella scena in cui appunto ci sono tutte quelle persone, quei ragazzi sul treno che sta camminando. Quindi deve essere successo qualcosa, tipo esplosioni atomiche, cose così, e quelle sono le persone che si sono salvate. Quindi magari stanno andando da qualche parte, perché non saprei come spiegare quella scena lì. Quindi magari il giorno del giudizio succederà durante il film, quindi magari uccideranno il Terminator e ci faranno vedere delle parti già verso il futuro, quindi credo sarà roba assurda. Poi lo scopriremo ovviamente nel prossimo trailer che uscirà. Riguardo invece l'attore Gabriel Luna, che personalmente non conosco molto, non credo sia proprio il viso adatto per un nuovo Terminator, ecco. Non voglio parlare male, ragazzi, del personaggio, dell'attore, ma non mi sembra adatto come viso, intendo, per appunto interpretare il Terminator, cioè mi sembra troppo dolce, ecco, come viso, mi sembra troppo buono come viso e non mi traspare, diciamo, quella cattiveria che c'era tipo nel primo T-800, nel T-1000 o nella TX, quelle sopracciglia, diciamo, incise così che appunto facevano trasparire la cattiveria della macchina, del cattivo, ecco. Qui invece, in questo Terminator non la vedo la cattiveria, vedo solamente una macchina programmata per uccidere e basta, standard. Quindi non lo so, ragazzi, non lo so. Spero di vedere scene epiche di questo nuovo Terminator che quando finisce tipo la missione si ricongiunge a se stesso. Quindi tipo quelle scene in cui tipo il T-1000 esce come metallo liquido da sotto il camion distrutto, esploso. Oppure quella scena in cui in Terminator 3 la TX esce da sotto al camion distrutto, il camion con tantissime ruote, e guarda verso appunto l'obiettivo, capendo che in quel momento ha fallito. Quindi quelle scene lì in cui appunto il nemico si alza dopo aver perso in quel momento e appunto guarda l'obiettivo sapendo di averlo perso per il momento, ma poi lo recupererà. Quindi voglio una scena tipo questa. Infatti, in questa foto ufficiale che vi faccio vedere adesso possiamo notare che c'è Gabriel Luna, cioè la parte in liquido nero, e c'è anche l'endoscheletro che stanno guardando in questa direzione verso di noi. E appunto, ragazzi, tipo sarà una di quelle scene in cui Sara e Grace e Danny Ramos saranno già scappati, e appunto il Terminator sta guardando il suo fallimento in quel momento. E quindi poi alla fine magari si ricongiunge a se stesso. Quindi l'endoscheletro si avvicina a lui e si ricongiunge con la parte appunto di metallo liquido nero. Chiamiamola metallo liquido nero, ma non so se effettivamente è metallo, lo scopriremo. Quindi, raga, è tanta roba assurda, mi aspetto tanta roba assurda in questo film. In sostanza, io penso che questo nuovo Terminator sia davvero fighissimo, soprattutto per l'abilità che ha di dividersi in due. Cosa che non abbiamo mai visto in nessun altro film, ovviamente. Quindi è una cosa talmente nuova che rimani allibito a guardarla, davvero fighissima. Gli effetti, ragazzi, del trailer sul Terminator mi sono piaciuti molto. Ad alcuni vedo che non sono piaciuti, ho visto un po' i commenti in giro. E sia gli americani che gli italiani si stanno lamentando un po' dappertutto, stanno facendo video, diciamo, brutti, cattivi contro questo trailer. Non capisco il perché, a me è piaciuto tantissimo e il Terminator mi è piaciuto, cioè la CGI riferita appunto al Terminator mi è piaciuta. Poi il resto lo vedremo successivamente, ma ragazzi, appunto, il nome Rev9 è davvero fighissimo, roba nuova, roba che mi interessa, e scopriremo altro su questo Rev9, se ci sono anche altri tipi di Terminator, se ne sono stati fabbricati degli altri come lui. Lo scopriremo, ragazzi, lo scopriremo. Scopriremo anche da che anno proviene, sicuramente dal 2029 o forse da un altro anno, visto che sicuramente la timeline è stata cambiata nuovamente. Probabilmente nei prossimi trailer ci faranno anche sapere l'anno di provenienza di questo nuovo modello di Terminator. Cioè, ragazzi, io lo voglio sapere, sono gasatissimo, non vedo l'ora, perché secondo me, ragazzi, non proviene per forza dal 2029 o dal 2030, per dire. Quella è la vecchia,
data appunto il vecchio anno da cui provenivano tutti i Terminator buoni e cattivi. Io penso che se i produttori si sono messi un po' a giocare con la timeline di questo film, potrebbero aver seriamente cambiato l'anno di partenza dei Terminator, che potrebbe non essere più il 2029 o il 2030 come abbiamo sempre saputo, quindi i T-800 e il T-1000 provengono dal 2029, quindi potrebbe non essere più quello l'anno, ma cambiando la linea temporale potrebbe essere un altro anno che al momento è sconosciuto. Perché ragazzi, se notate bene, questo film dovrebbe essere ambientato ai giorni nostri. Infatti avete visto le auto sono moderne, comunque non stiamo parlando di un anno imprecisato. Io credo, che l'anno sia 2018-2019, quindi ai giorni nostri, e quindi sarebbe improbabile che i Terminator provengano lo stesso dal 2029, perché se il giorno del giudizio non avviene nel 1997, ma avviene, che so, nel 2018-2019, nell'anno di questo film, potrebbe essere che questi nuovi Terminator, quindi il Terminator di Gabriel Luna e il Terminator, cioè di Grace, che non è un Terminator, è una donna ibrida, potrebbero provenire da questa nuova timeline che si è creata. E appunto provenire da un altro anno imprecisato, che ne so, dal 2024, dal 2025 o dal 2020, che ne so, qualche anno più avanti, non per forza dal 2029 come è sempre stato, ecco. Quindi c'è da capire questo, ragazzi. Io credo che se appunto non abbiamo visto John Connor all'interno del film, ci sarà solo nei flashback, ve ne ho parlato in un altro video, credo che sia morto. Voglio pensare a questo, credo che sia morto. E questo ha cambiato di molto la timeline, quindi ragazzi, credo appunto che non essendoci più John Connor, il destino dell'umanità è molto oscuro, ecco perché il nome Destino Oscuro, e quindi non c'è John Connor che guida la resistenza e magari cercano Dani Ramos perché appunto lei, da quanto ho letto sulla trama, potrebbe essere anche lei una ibrida, la prima del suo genere. Sì, l'obiettivo dovrebbe essere una ibrida, anche lei, quindi Dani Ramos una ibrida, e quindi questi ibridi potrebbero sconfiggere poi nel futuro Skynet, appunto i Terminator di Skynet, quindi sarebbe una spina nel fianco per Skynet. Ecco perché manda il nuovo Terminator per uccidere Dani Ramos, almeno questo ho capito leggendo la trama. Poi ragazzi, ovviamente andremo ad analizzarla per bene assieme in un altro video. Non è questo il video in cui ne voglio parlare, però appunto leggendo la trama ho capito questo. Ragazzi, a questo punto credo di avervi detto tutto, non ho altre informazioni da darvi riguardo questo nuovo Terminator, appena le avrò vi aggiornerò subito, quindi se avete delle domande fatemele qua sotto nei commenti, vi risponderò tranquillamente. Quindi ditemi assolutamente cosa ne pensate del nome Rev9, cosa ne pensate delle capacità appunto di questo nuovo Terminator, fatemi sapere la vostra. Nel caso abbia detto qualcosa di sbagliato in questo video, ovviamente correggetemi e fatemi sapere la vostra su tutto ciò che ho detto su questo Terminator. E quindi niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se volete ragazzi lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti, alla prossima!